La prima mostra sulla civiltà basiliana, inaugurata il 18 maggio presso l'oratorio San Filadelfo di Pattano, inserita nel progetto Giovani in Arte, ha dato origine ad un percorso culturale importante, teso a valorizzare le radici della storia locale per promuovere attraverso le scuole la conoscenza di un passato che ha tessuto intrecci socio-economici e culturali della civiltà a partire dai monaci basiliani. Giovani in Arte vuole come protagonisti i ragazzi e anche i più piccoli per dare loro la possibilità di avere consapevolezza delle ricchezze di un territorio che deve essere valorizzato e difeso, il Cilento. Giovani in Arte deve diventare un attrattore culturale che creerà rapporti e scambi culturali con altre realtà importanti del territorio cilentano e creare così una rete che possa mettere in risalto tutto il patrimonio artistico del Cilento e farne una culla di cultura. Malattie che aumentano e il benessere che appare sempre più solo materiale e meno spirituale. I monaci basiliani mi hanno indicato una strada e ho iniziato a fare le mie ricerche, così ho raccolto le informazioni e le ho volute trasmettere. Come non farlo se non partendo dalla scuola? Quindi dai piccoli, dai giovani, sono loro il nostro futuro, sono loro che dovranno difendere, salvare il mondo che grida aiuto. Ho programmato interventi creativi e laboratoriali con tutte le scuole per poi metterli a confronto e si sono rivelati importantissimi. Ogni scuola ha fatto ricerche sull'epoca basiliana in base all'indirizzo di studi dell'Istituto Superiore. Si parla di persecuzione, si parla di... Noi vediamo in televisione tanti bambini, persone che scappano dai loro paesi perché c'è una guerra o religiosa o politica di qualsiasi genere, perché le guerre sono orribili. Nel 2024 sono orribili ancora oggi. Figuratevi quando questi monaci sono stati costretti a scappare dalle loro terre per venire, sono approdati sulle coste meridionali della Sicilia e della Calabria. Si presuppone che i monaci che poi sono venuti qui nel Cilento siano venuti dalla Calabria, perché il percorso sembrava quello più logico.